Questo film è nato dall'esperienza del mio film precedente, Le Ferie di Diku, dove accadeva che quando io facevo i dibattiti con il pubblico, le persone mi domandavano delle cose su questi personaggi. Le Ferie di Diku era un film che raccontava la storia di due ragazzi bengalesi che si sposano senza conoscersi per volere delle famiglie. E molto spesso accadeva che le persone in qualche modo o mi dicevano o io leggevo dietro le loro domande il fatto che noi in Occidente, diversamente da quello che accade in Bangladesh, saremmo liberi di amare, liberi di sceglierci, il nostro amore è qualcosa di puro, no? Allora mi è venuta voglia di indagare questo, no? E ho cercato tre coppie italiane in cui ci fossero un po' radicalizzati e un po' estremi alcuni problemi che io vedo in tante coppie, comprese coppie di cui io ho fatto parte, in cui l'amore non è qualcosa di puro, ma è qualcosa di contaminato con altre cose, di amalgamato con altri bisogni, altre necessità. E da questo è nato l'idea di Evelyn. Abbiamo cercato all'interno di un network di persone che conosciamo e che ci aiutano, abbiamo cercato di disegnare un discorso che fosse un discorso di fatto di domande che fosse un po' generale e quindi abbiamo cercato delle storie che potessero aiutarci a fare quel discorso. Per la verità ci è venuto in mente che uno dei personaggi, quello di Veronica, lo conoscevamo già da molto tempo e avevamo del materiale girato su di lei. E un'altra, Erika, la signora ultra settantenne che c'è nel film, ci ha cercato lei, cioè è venuta al cinema a vedere Le Ferie di Liku, ha detto sì, ok, questa è una storia abbastanza interessante, però la mia storia è molto più interessante. E la terza storia invece era una storia che a me interessava molto perché mi sembrava incredibile questa cosa che passa in televisione da mezzanotte in poi delle telefoniste erotiche, no? Cioè queste ragazze che sono lì davanti a un copione inevitabile che è quello di spogliarsi di fronte a questa popolazione di maschi che telefonano e inesorabilmente, no, compiono questo tragitto narrativo e mi sembrava che anche questa cosa andasse in qualche modo guardata, esplorata. Mi piaceva che ci fosse un personaggio che facesse un lavoro di questo genere, no? Anche perché spesso proprio quel pubblico che aveva visto Le Ferie di Liku in qualche modo lamentava la mortificazione del corpo che avviene nei paesi islamici, no? Dove il corpo della donna è nascosto, occultato, mentre, come dire, viveva come un'assoluta emancipazione quella che avviene da noi, no? Con la possibilità di liberare il corpo della donna. Invece a me sembra che queste due strade portino inesorabilmente entrambe verso la mortificazione del corpo femminile, no? Attraverso due strade opposte, ma si arriva in qualche modo a quello stesso risultato. A me interessa molto il corpo delle donne, il ruolo delle donne, mi interessano le opportunità delle donne. Mi sembra che lavorare su questo, indagare questo, sia un modo per capire il livello di civiltà che ha una civiltà, la nostra occidentale, ma anche le altre. E mi sembra che proprio lavorare sulle donne ci faccia vedere che non c'è nessuna civiltà che abbia raggiunto un livello sufficiente in qualche modo. Trovo che siano tre storie apparentemente estreme che però hanno in realtà molte cose in comune con delle storie anche più normali, no? Cioè in qualche modo io, è vero, sono tre storie, come dire, a tinte forti, no? Però io non ho cercato di guardare questo di quelle storie, no? Non ho cercato di approfittare del loro essere estreme, ma anzi di viverle con uno sguardo il più normalizzante possibile in un certo senso. Mi interessavano le frontiere con cui queste tre storie confinavano. Cioè mi sembrava che in qualche modo questi tre personaggi vivessero con grande orgoglio la cosa estrema che facevano. Sono tre personaggi di frontiera che in qualche modo sfidano, no? Le convenzioni, no? Ritengono che quello che loro fanno inauguri un campo di possibilità anche con la società. Quindi in questo senso mi pareva parlassero della nostra società, lì dove la nostra società sta modificandosi anche, no? Perché sono tre storie in qualche modo
se tutti mi dicono che le vivono come storie estreme, non ancora completamente digerite dalla nostra, non ancora metabolizzate, accettate pienamente, no? Quindi stiamo sul confine, no? Tra ciò che è il nostro passato, la nostra tradizione, e ciò che può essere il nostro futuro, no? E allora su questa linea di confine mi interessava capire quanto la nostra concezione dell'amore, la nostra esperienza di amore fosse libera e quanto no. Quando mi chiedono cos'è la cosa che stiamo per vedere al cinema, io dico un film, no? E dire, stare a discutere se è un documentario o una finzione per me è abbastanza un problema di secondo grado. Però questa volta di fatto non esiste praticamente niente dentro a Eva e Adamo che sia stato ricostruito. In Liku sì, c'erano delle cose che noi avevamo rimesso in scena perché non eravamo riusciti a riprenderle mentre accadevano o perché ci sembrava che quello che avevamo ripreso mentre accadeva fosse falso, paradossalmente, e avessimo bisogno di rendere più vere quelle cose facendo una cosa finta, no? L'unica cosa che noi abbiamo fatto e che io credo essere la componente fondamentale di qualunque documentario concepito in questo modo è dedicare tempo. Cioè noi abbiamo dedicato una parte di tempo, soprattutto all'inizio, tale per cui noi non venivamo più vissuti esclusivamente come una troupe, come qualcosa di esterno, ma venivamo vissuti come un interlocutore, qualcuno a cui ci si abitua comunque nel tempo. Abbiamo girato da subito sapendo che tutto ciò che era girato all'inizio sarebbe stato buttato probabilmente, nel senso che non era fatto tanto per avere quel materiale lì, ma per abituarli al fatto che noi esistevamo in quanto avevamo una telecamera in mano, no? Che la telecamera non era un oggetto, rullo di tamburi, entra la telecamera, adesso si gira. Ma era qualcosa di. Era un oggetto come quei microfoni che loro hanno sempre Tecnica. addosso o come le pere che sono sul tavolo, no? Quello che però io ho cercato e cerco sempre, insomma, che accada nella comunicazione che c'è tra noi e le persone che stanno diventando dei personaggi è la loro voglia, il loro desiderio di raccontarsi a noi. O di confrontarsi con loro stessi attraverso noi. Cioè io non mi interessa mai rubare le cose, non mi interessa forzare le persone perché dicano delle cose. Anzi, io cerco in qualche modo di esibire tutto il dispositivo che è in atto, no? Questa volta più che mai ho cercato proprio di far vedere i microfoni, di mostrare tutto, Certo. cioè di ricordare sempre allo spettatore quali sono le regole del gioco che stiamo giocando. E al tempo stesso però di avere da parte loro, come dire, una voglia di raccontarsi. Siccome in questo film poi il film era stato concepito per essere su due livelli, no? Cioè per dare allo spettatore uno la possibilità di avere il loro racconto di sé, racconto sia verbale sia anche, come tu dici, comportamentale, no? Cioè io ho avuto la sensazione che tutti e tre questi personaggi avessero un'idea di sé, del loro rapporto, eccetera, che era molto diversa da quella che io istintivamente vedevo stando con loro. E quindi mi piaceva che ci fossero questi due livelli, cioè che ci fosse anche un grado di autorappresentazione finto, se vogliamo, no? Idealizzato. Sulla personalità e la biografia di Peter Moon c'è un certo mistero. Che si svelerà soltanto alla fine dell'Eva e Adamo tour. Quello che posso dire è che Peter Moon, lo conoscevo già da prima, e che le sue opere sono state realizzate per il film e che insieme abbiamo cercato a lungo quale dovesse essere l'iconografia di quei quadri perché potessero aiutare il discorso del film. Quindi sono assolutamente stati fatti al servizio del film e sono stati fatti attraverso un dialogo con la tradizione pittorica. In realtà abbiamo cercato tante strade per riuscire a trovare la chiave giusta e a un certo punto ci è sembrato che Masaccio e Bosch fossero i due referenti più giusti. Sono, come dire, degli elementi che sono entrati nel film per aiutarmi a prendere i personaggi e a trasportarli per un attimo sulla luna, no? Cioè lontanissimi da quella realtà fatta di qui e ora, che è la realtà di un documentario, no? Io avevo bisogno che il documentario e i suoi personaggi fossero
al tempo stesso materia, cioè qualcosa che sta nella contemporaneità più immediata, ma capace di astrarsi da questo, no? E in realtà in quei momenti dove si usa la pittura e dove si usano gli intermezzi per prendere una distanza, e anche la musica rinascimentale che abbiamo usato per prendere una distanza da quei personaggi, lì io ho avuto la sensazione, poi non sono io che devo dire se ci sono riuscito o no, di poter andare in realtà nel profondo dei personaggi. Cioè quelli sono i momenti in cui paradossalmente ci distanziamo di più e in cui arriviamo però a cercare l'essenza. E io devo dire che per me la sala è un'esperienza non eguagliabile, nel senso che quello che io vedo continuamente è una differenza abissale tra la percezione che ha uno spettatore che vede il mio film in DVD, perché gliel'ho dato e poi mi racconta com'è, e la percezione che è quella magia che avviene qui dentro. E finché è possibile avere questo privilegio, anche aggrappandomi con i denti e le unghie, io voglio cercare di averlo, perché è un livello diverso di rapporto, che ha molto più a che fare con, come dire, con il tentativo di perfezione che io cerco quando faccio un lavoro, anche mettendoci anni e cercando di non cedere mai anche, come dire, alla mia stessa inclinazione al peggio e alla mediocrità, no? Allora quando si arriva in fondo a questa grandissima fatica, avere questo privilegio per pochissime settimane è una cosa che ripaga di tutto il resto. Io ho distribuito, quindi ho incontrato gli spettatori di due film precedenti miei. Questa è un'esperienza diversa, ancora molto diversa, perché non so, c'è qualcosa nel rapporto tra il pubblico che ho incontrato. Io credo di essere il regista al mondo che conosce personalmente tutti gli spettatori che vedono i suoi film. E non lo so, diciamo, le figure che più mi danno coraggio sono quelle che erano venute per vedere un altro film e poi incontrandomi decidono di provare questa avventura di vedere il mio, no? Quindi entrano impreparate, entrano anche un po' infastidite forse a volte, e quando le vedo uscire piene di, con gli occhi vivi proprio, no? E piene di emozione, mi vengono incontro perché mi vogliono dire grazie per qualcosa, per averli convinti a vederlo, per averlo fatto, non so, questa cosa fa dimenticare qualunque fatica e qualunque ora di sonno perduta.